Buonasera a tutti da Tilio Boris, benvenuti sul canale Pipistrello Racing. Questo video non l'avrei mai voluto fare, ma purtroppo poco fa mi sono alzato alle circa 10 minuti fa e ho letto della bruttissima notizia del 22enne Humbert. Purtroppo il francese non ce l'ha fatta, il ragazzo giovanissimo francese non ce l'ha fatta. Ed è capitato proprio che io seguo pochissimo la Formula 2, dopo che stavo festeggiando la bellissima doppietta dalla Ferrari al Gran Premio di Spa, mi sono intrattenuto a guardare il Gran Premio di Formula 2 per la prima volta. Lo dico quest'anno, per la prima volta mi ho detto mi metto a vedere la Formula 2, non sapevo che fare. Quando ho visto questo terribile incidente in diretta, addirittura non ho voluto mettere neanche il video dell'incidente, ma lo allegherò ora qui, perché è stato veramente bruttissimo. Non si sapeva nulla e sono andato comunque a dormire. Mi sono alzato 10 minuti fa e ho letto di questa bruttissima notizia che F2 a Spa, terribile incidente, muore 22enne Humbert. Il francese colpisce le barriere protettive e poi viene centrato da un'altra monoposto. Visto e rivisto il video al rallentatore, io avevo capito che era successo qualcosa di grave, perché poi la gara non è stata ripresa e soprattutto è stata cancellata. In uno spaventoso incidente in gara 1 di Formula 2 a Spa-Francorchamps ha perso la vita il 22enne Anthony Humbert. Scusate se la pronuncia non è così. Pilota esordiente nella categoria proprio identica della Formula 1. La cosa era iniziata da poco, quando al secondo giro di 25, dopo la salita dell'Eau Rouge, si sono scontrate due monoposto di Marino Sato e Antonia Humbert e Jean-Manuel Correa. La monoposto del rookie statunitense della Sauber Correa si è ribaltata scivolando sull'asfalto della pista sorretta dall'alo. E la gara è stata sospesa e poi cancellata. La dinamica. Non è ancora chiara la dinamica, ma io ho visto una macchina in diretta, lui addirittura il telecronista se n'è accorto, ho visto proprio la macchina che ha perso il posteriore, si è girata e è andata contro le barriere. Nel rientrare uno l'ha presa in pieno. Comunque, nella dinamica di un video amatoriale pubblicato su Twitter si vede Arden Rosa di Urbert che impatta contro la protezione a destra, poi rimbalza in pista, quindi una delle vetture che sopraggiunge centra trasversalmente l'auto di Urbert a grande velocità, secondo una stima addirittura di 250 km/h. Nello scontro viene coinvolta anche una terza macchina, un incidente che ha implicato anche Giuliana Lesica. L'ho visto subito, però non è inquadrato, era tutto a posto, che però dopo l'incidente è stato visto uscire dalla monoposto, ecco, l'ho detto io poco fa. Secondo il comunicato dalla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, l'incidente è avvenuto alle 17:07, nonostante le cure mediche, Humbert purtroppo è espirato alle 18:35 a causa delle ferite subite. Correa invece è ricoverato all'ospedale universitario di Liegi con frattura alle gambe. Secondo varie fonti, le sue condizioni vengono definite stabili. All'esito con controllo medico è stato dimesso. Ovviamente l'incidente della FIA ha aperto un'indagine. Humbert avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre. In gara 1 era scattato alla 13ª posizione, mentre in campionato era ottavo a 77 punti. Quest'anno aveva vinto gara 2 della Castellet davanti a Correa. Io non seguo la Formula 2. L'ho detto anche prima, la seguo veramente pochissimo, ma dopo Senna, dopo Jules Bianchi, non mi aspettavo di vedere morire un ragazzo di 22 anni dopo tutta la tecnologia che c'è oggi e soprattutto dopo tutta la sicurezza dell'alo, di tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni. Vedere morire un ragazzo di 22 anni, sinceramente rimango scioccato, anche perché l'ho visto in diretta, quindi forse era meglio che non la guardavo. Non ho visto mai una gara di Formula 2, mai, l'ho sempre visto gli highlights, mai. Oggi mi sono visto a guardare la gara di Formula 2 e ho visto questo incidente spaventoso.
E mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Un ragazzo di 22 anni, ho visto la foto, vi mostro ora in questo momento. Due ore prima hanno detto che stava al simulatore a giocare. È stato veramente un qualcosa di bruttissimo. Un ragazzo si vede solare, sorridente. Veramente. Sono veramente scioccato, non me lo sarei mai aspettato. Vi allego ora il video. Come si vede ora dal video, si vede proprio la monoposto. Se voi andate piano, a rallentatore, mettete indietro, perde il controllo della monoposto e va a sbattere contro le barriere. Poi da lì l'impatto tremendo contro Hubert. Non ce l'ha fatta. Allegando quest'altra immagine si vede proprio il pilota proprio che ha tutto metà busto da fuori, quindi è stato veramente un incidente spaventoso. Il laterale della macchina non c'era praticamente più. E con questo concludo e mi dispiace veramente tantissimo. Nato nel 1996, morto nel 2019, era 10 anni più giovane di me. Veramente un grande peccato. Un saluto a tutti da Tilo Boris e speriamo che queste cose non succedano mai. Grazie a tutti.